Dell'Inter, parte il cronometro, si comincia su Baggio, ancora il triangolo, tocco all'indietro di Ronaldo, si propone per vie centrali Ronaldo che gioca fuori dall'area di rigore, in area c'è Zamorano, largo a destra Winter, ha servito quest'ultimo, prepara il cross che parte ora, palla per Ronaldo, buono l'aggancio, poi la palla gli scappa via, allora Milanese, la botta di sinistro, respinge la difesa, non c'è fuori gioco, ancora Inter, ma ha sbandierato il guardalinee russo. Ha sbandierato la posizione irregolare al centro dell'area di rigore. Rivediamo la botta di Milanese, il pallone. E sì, c'è il fallo di Ischia, il direttore di gara, il brasiliano. Tiro di destra e gol. Quinto gol per Ronaldo in campionato. Inter 1, Venezia 0. Una soluzione. Sembrava volesse portare via il braccio, credo non abbia fatto in tempo. Intanto noi rivediamo la bella conclusione di Ronaldo che incrocia di interno destro quarti, scatta al centro Zamorano, si propone a destra Ronaldo, l'appoggio per lui, scivola Zanetti, resiste a un attacco di Ainful, si gioca Winter di esterno per Ronaldo che lascia lì ancora per le ultime due stagioni, ripeto, tanto che prima la Juve traspassa un po' il pallone, poi Simeone di prima, Simeone taglia il campo, Ronaldo 1-2 con Zamorano, l'anticipo di Luppi, c'è una spinta di Zamorano e danni di rigore di Ronaldo. Eccolo qua ancora Ronaldo, l'appoggio di prima sulla sinistra per Roby Baggio, gioca larghissimo, larghissimo a sinistra c'è Baggio, servito Ronaldo che non vede Baggio ma vede pista di fascia e va ad accentrarsi. Ancora Ronaldo, bello, con un salvataggio di Galante, l'Inter si era salvata su una bella azione di Val. Parleremo ancora domani nella nostra trasmissione Zona su Telepiù alle 20. Intanto l'Inter con Roby Baggio, poi Ronaldo, non passa il Simeone, palla bassa, cerca Ronaldo, la sponda per Zamorano, poi Baggio, gol! 2-1, Roby Baggio, e sono loro tre che firmano il... ...è cresciuto in Germania, intanto ora la sponda di Zamorano per Ronaldo, ancora Ronaldo, cerca di saltare un avversario, vi riesce, Razzironelli, sempre il brasiliano, entra in area, serie di finte, gioco di gambe, ancora Ronaldo, palo più lontano, Zamorano, ed è il 3-1, Zamorano e Ronaldo combinano i due sul tentativo di Ronaldo... E dunque al 28esimo rivediamo la bella danza di Ronaldo sul pallone, gioco di gambe, nasconde la palla a Brioschi, un po' stordito il centrale del Venezia e poi sul palo più lontano Zamorano corregge a rete. Ancora dall'alto, pallone sul palo lontano, era un assist, molto intelligente qui Ronaldo che ha immaginato la presenza al centro della disinvoltura. Ronaldo si propone sulla tre quarti. Ancora Aaron Winter, Ronaldo, non bisogna dare possibilità di partire al brasiliano che diventa inarrestabile, bello l'assist per Zamorano, Netti, Ronaldo, anche lui vedete Ronaldo fa la sponda sulla tre quarti come abbiamo visto fare anche da Zamorano spesso, eccolo qui è bravissimo Taibi che si oppone a Zamorano, intanto la difesa del Venezia regala palla a Ronaldo, è quasi un suicidio, ancora Ronaldo, palo più lontano, non ci arriva nessuno, poi il tiro, Taibi, una mischia, tiro gol, Zamorano, 4-1. Tiro di Simeone iniziale respinto dal portiere e poi arriva e castiga senza parole. Rivediamo ancora, pallone di Ronaldo, tocco morbido, palla sotto, non ci arriva Zamorano, ci arriva Simeone sul suo tiro, miracolo di Taibi. Però qui Taibi da rivedere sicuramente contro un avversario più forte, però questi tre in campo sono uno spettacolo. Ancora Ronaldo, parte da sinistra, fa il Baggio adesso, parte da sinistra, si accentra, il cross deviato. La partita è ormai compromessa, ancora Ronaldo, bisogna stare attenti però. Sicuramente il punteggio poteva essere più rotondo per la formazione interista. Un tiro al volo veramente spatti e proprio il gioco d'anticipo è uno dei suoi pezzi migliori, il suo repertorio. E a sinistra si alternano Baggio, Zamorano e Ronaldo. Mario Simic recupera palla all'Inter e allora Ronaldo butta l'avversario, una bomba a mano innescata, Ronaldo che però sbaglia il prossimo cambio dalle file dell'Inter. Ronaldo intanto lascia lì Baggio e Simeone, lancio profondo, Ronaldo... ci arriva ancora, l'azione continua, Cescu, ripeto, salvano le caviglie, si comincia già a pensare a importanti però i risultati dagli altri campi, seguiamo Ronaldo e poi ti lascio il microfono, Ronaldo una finta, ancora lui, saggio, allora Simeone, Ronaldo fa sfilare, ancora Ronaldo, 1-2, Zamorano, Ronaldo, combinano, in maniera fallosa, punizione già battuta, Ronaldo, posizione regolare, Ronaldo, solo davanti al portiere, Ronaldo, 6-1! Punizione battuta a sorpresa e Ronaldo realizza doppietta per lui. Sei... Ancora rivediamo la punizione battuta rapidamente e poi il tiro in porta vincente da parte di Ronaldo col pubblico della curva che esulta. Ancora da sotto il tocco di Ronaldo. 6 gol deve subire Taibi. Inter intanto a Simeone, tutto di linee di Walter Novellino. Ronaldo. Ancora Ronaldo.
sì, è caduto spesso in questa partita, ha fatto un lavoro in il match di oggi, 6-1, 43. La vittoria che risale ormai alla notte dei tempi, quella del Venezia, nel meglio di tutti che oggi le più dirette avversarie della Fiorentina sono proprio in terreno, quella di oggi per i tifosi dell'Inter hanno fatto una buffata oggi, hanno visto segnare 3 volte Zamorano, 2 volte Ronaldo, un gol molto bello anche di Baggio. Intanto il cross, la panca e se i suoi hanno subito 6 gol.